Il mese scorso, rispondendo alle domande dei follower, Marcello Sacchetta ha rivelato che Stefano De Martino non risponde più alle sue chiamate. L'ho chiamato, ma non ha più risposto. Ora quindi aspetto che mi telefoni lui. Poi vi dirò se siamo ancora amici. Qualche giorno dopo il ballerino ha specificato: ho letto degli articoli che hanno forse frainteso quello che volevo dire. Con Stefano c'è sempre stato un rapporto molto fraterno. Ci sentivamo quasi tutti i giorni. Ad oggi le cose sono cambiate per ovvie ragioni. Lui sta facendo una carriera brillante ed è molto impegnato tra lavoro e famiglia. Lo ho altrettante cose da fare, ma per come sono fatto, io che do un valore importante ai veri amici, cerco sempre uno spazio per rimanere in contatto. In modo ironico ho risposto ad una domanda, ma non abbiamo litigato. Avrà sicuramente molto da fare, e sono sicuro che quando potrà si farà sentire. Sta di fatto che aspetto che mi chiami lui. Marcello Sacchetta fa chiarezza sul suo rapporto con Stefano De Martino. In un'intervista rilasciata a Nuovo TV, Marcello è tornato a parlare di Stefano De Martino, e ha svelato quello che gli manca dell'amicizia che aveva con il conduttore. Ho detto che l'ho chiamato 1000 volte, non mi ha risposto e aspetto che mi chiami lui, ma la mia in realtà voleva essere una risposta ironica. Io però, per il valore che do all'amicizia, lo spazio per un amico lo trovo sempre. Quando ho ritrovato Stefano ad Amici, mi ha confessato che per lui sono sempre stato un punto di riferimento. Parentesi quadra aperta, parentesi quadra chiusa. Poi devo dire che in TV lui è sempre stato 2 passi davanti a me, ma nella danza sono sempre stato io 2 passi avanti. Parentesi quadra aperta, parentesi quadra chiusa. Di lui mi manca la condivisione quotidiana, il dialogo che c'era, come quello tra 2 fratelli.